Ciao a tutti. Oggi vedremo come si fa a ribaltare orizzontalmente oppure verticalmente uno spezzone di filmato o un intero filmato. L'operazione è abbastanza semplice. Una volta che si è posizionato lo spezzone di filmato o il filmato intero su una traccia, ok, avete visto da che parte vanno gli snowboarder e dov'è posizionato il mio logo. Basta selezionare lo spezzone o il filmato intero, andare sulle proprietà, alla voce scala X, invece di 1, impostare meno 1. Vedete che il filmato viene ribaltato. Con il valore invece 1, quello che c'è di default, il filmato viene visualizzato nella sua maniera corretta. Si può ribaltare anche il filmato verticalmente. Per fare questo, una volta selezionato lo spezzone o tutto il filmato, si va a cercare la voce scala Y e si imposta il valore meno 1. Fatto. Ricapitolando in maniera veloce, se voglio ribaltare orizzontalmente uno spezzone, lo inserisco, lo tengo selezionato, mi sposto sulla finestra delle proprietà, alla voce scala Y devo impostare il valore meno 1. Fatto. Per specchiare, per ribaltare verticalmente lo spezzone o il filmato, sempre tenendo selezionato lo spezzone o il filmato, nella finestra delle proprietà trovo scala Y e imposto il valore meno 1.